Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Prima Pagina e benvenuti quindi all'amico Lello Sgambati di Confesi Accenti. Buonasera Lello. Buonasera a lei. Allora, che cosa possiamo dire di questa stagione estiva che ancora abbiamo lo strascico di questo mese di settembre? Com'è andata? Ma l'estate, per quanto riguarda, diciamo, le cose che solitamente noi ci diciamo anno per anno, di presenze ne abbiamo avuto forse più di quelle che erano le nostre aspettative. Parlando in termini di numeri, in termini qualitativi diciamo che lascia un po' a desiderare. In molti ho sentito dire in queste settimane che è bella la presenza, tanta la gente, hanno beneficiato forse più i ristoranti, i pub rispetto agli altri esercizi commerciali più generici. Allora, dobbiamo considerare due fattori importanti per quello che riguarda in questo momento l'economia e come si muove. Io almeno nelle mie considerazioni da strada, perché io parlo su quello che vedo, su quella che poi è la realtà che noi vediamo. Quelli che hanno beneficiati, io spero che non sentirò nessuna lamentela da parte di queste persone che gestiscono questi diciamo, lavori per quanto riguarda i trasporti marittimi. Se si lamentano quelli là vuol dire che veramente dobbiamo affossare l'isola, per cui la gente è venuta, si arriva solo per mare, per cui tra gli scafi e traghetti hanno, oltre che hanno marciato, sono andati benissimo da questo punto di vista. Poi sento delle cose sui giornali per quello che riguarda le contrattazioni nuove con la Caremar e queste cose qua, ma quello è un altro discorso. Però poi c'è stato tutto una cosa che è coniugata, perché chi arriva a Ischia comunque, anche se arriva solo per un giorno o per una notte, comunque deve andare in un albergo, in una pensione, in una casa, in un B&B, quello che sia, per cui lì c'è stato anche un incremento. Deve mangiare, anche se deve mangiare un panino, comunque deve andare a spendere dei soldini. Questi soldini vanno comunque in un serbatoio gestito per quello che possa essere l'alimentazione, la ristorazione, la somministrazione. È quello che in effetti ha avuto, penso io, e sicuramente anche perché avendo un diretto contatto con questa realtà, posso dire che le attività che non appartengono al commercio classico sicuramente hanno avuto un incremento di lavoro soddisfacente. Parliamo di spiagge, parliamo di ristoranti, parliamo di bar, voglio metterci anche i noleggi, perché purtroppo da una parte cerchiamo di vietare un divieto che non esiste, però poi diamo più concessioni per noleggiare motorine e macchine, per cui il problema non lo risolviamo e l'isola è invasa dalle macchine, dal caos e dall'inerzia e l'abbandono totale per quello che riguarda il territorio. Ecco, appunto questo, la vivibilità, altra nota dolente per quest'estate, come bisogna fare? Ma il problema è che bisogna sapere cosa si vuole fare, perché qua noi ogni anno, io quello che ho detto negli ultimi incontri che ho avuto e spero di averne qualcuno, ma nel senso buono che si concretizzi qualche cosa, perché ogni volta ci si vede e ci si dice le cose che io sto dicendo, questo non funziona, quello non funziona. Io sinceramente da questo punto di vista mi sto un attimino scocciando, perché vorrei vedere finalmente qualcosa che si realizza. Parlando in termini di viabilità, di parcheggio e queste cose qua, abbiamo proclamato più a Ischia in tanti anni il parcheggio qua e il parcheggio là, ma il problema io dico che non sono neanche i parcheggi, perché quando abbiamo visto in delle determinate occasioni che a Ischia si sono avverati degli eventi come la tappa del Giro d'Italia, le macchine erano sparite dalle strade, io voglio capire queste macchine dove stavano, cioè certamente non sono sparite, da qualche parte stavano, per cui o c'è una mancanza di disciplina sul territorio per quelle che sono le aree che possono sostare e così via, oppure si fanno delle scelte impopolari da prendersi tutti insieme, perché qua non, siamo sempre sul fatto che discutiamo, sempre Casamicciola fa una cosa, Ischia ne fa un'altra, Foria ne fa un'altra, non è possibile, cioè Ischia deve fare un piano che riguarda l'intera isola, sia in termini di trasporti, in tutti i sensi, proprio per avere poi quel territorio che possa offrire qualcosa di più a un pubblico un attimino più elevato, perché la gente che si riversa a Ischia, e Ischia anche i grandi alberghi, quest'anno sono stati pieni, ma la gente che stava in questi 5 stelle non metteva neanche il naso fuori, specialmente il mese d'agosto, perché giustamente sono persone che sono abituate ad andare, uscire, a farsi una passeggiata, ma non stare nel caos, perché qua a Ischia anche per camminare c'era caos, e il caos è dovuto a determinate situazioni che sul territorio sono anni che si protraggono,
Prima parlavamo delle affittanze, abbiamo discusso su questo, che c'è un regolamento, cioè ci devono essere delle... Perché in altri posti esiste che uno che vuole affittarsi una casa va all'ufficio informazione e c'è il comune che gestisce le affittanze. Qua è tutto in mano ai privati. A me fa piacere, per amor di Dio, che si fittano le case, però cerchiamo di dare le regole per sapere con chi abbiamo a che fare. Per cui sappiamo che poi durante il mese di agosto quel caos che noi abbiamo vissuto, perché comunque l'abbiamo vissuto direttamente o indirettamente, tu se volevi uscire a farti una passeggiata per via Roma, faccio l'esempio, non potevi camminare, non si può camminare perché benissimo c'è tanta gente, però se guardiamo sotto l'aspetto di che cosa abbiamo in casa e chi vorremmo in casa, sono due cose ben diverse, perché abbiamo solo caos che poi si manifesta su degli episodi che sono successi quest'estate, riguarda la delinquenza, riguarda sempre la situazione di questi, diciamo, come vogliamo chiamare, tamarri che ogni anno usciamo a fine estate, dobbiamo pure ringraziarli perché comunque hanno portato i soldi a Ischia e quei soldi che si sono riversati, specialmente in determinati tipi di settori, sono soldi che hanno alimentato per fortuna delle aziende che potevano oggi avere dei problemi che altre aziende stanno supportando e non so fino a che supportiamo questi pesi. Dal punto di vista dei controlli, cosa possiamo dire? Tu dicevi via Roma invasa da gente, molte volte abbiamo riportato di notizie di che la notte non si riesce a riposare, soprattutto per le zone un po' più Allora, remote della piazzetta. bravo. Però noi parliamo sempre di Ischia, non è per i giovani, perché avendo anche figli giovani, hanno un modo diverso di quello che vivevamo noi come gioventù, per cui hanno tutta un'altra tipologia. Però se vogliamo guardare bene, diciamo che non si offre niente. Allora, più che il fatto di andare al bar, al pub, a bere, queste cose qua, che non fanno piacere, però il discorso sul territorio riguarda non solo questa fascia di... Noi abbiamo dei bambini che di sera alle 2, alle 3 di notte, di 11, 12, 13 anni, in mezzo alla strada abbandonati. Cioè che non c'è nessun tipo di controllo da parte anche dei genitori, ma giustamente anche le forze dell'ordine non è che chissà che cosa possono fare, perché il momento in cui prendi un ragazzo e lo porti, gli togli la patria potestà ai genitori. Determinati genitori, non dico non se ne fregano proprio, però li lasciano abbandonati in mezzo alla strada. Perché sì, i ragazzi sono confusionali, però bisogna anche, diciamo, indirizzarli di quello che possono essere i luoghi dove c'è una frequentazione, dove i giovani possono trovare degli svaghi. E parlandoci chiaro, se togliamo quello che oggi esiste, andare sulla riva d'Este e sentire quel bombardamento di musica che prima era invece era diverso, si sentiva la canzone napoletana, era un altro tipo di pubblico, era un'altra epoca, però non si è fatto niente, perché poi i giovani, allora i giovani oggi preferiscono, diciamo, sballare nel bere ed altre cose che sinceramente non stanno bene. Però i controlli sul territorio, diciamo che lasciano un po' a desiderare, cioè, sotto questo, ma non dalla parte delle forze dell'ordine. Io parlo proprio degli enti che sono predisposti, i comuni, cioè che dovrebbero avere un filtro attraverso le affittanze, avendo un ufficio. Potrebbe essere un filtro per evitare che almeno, non dico in parte, certa gente non arrivi a Ischia. Ma questo non lo si vuole fare perché comunque questa gente porta soldi a Ischia. E questo, allora noi dobbiamo scegliere che cosa Le vogliamo due facce fare. della medaglia, insomma, quale Quale preferire? preferiamo? Allora qua però dobbiamo considerare che questo tipo di turismo sta distruggendo quel turismo, diciamo, un po' più qualificato di persone. Non dobbiamo per forza parlare in termini economici, però proprio in termini di civiltà, perché io torno sul fatto che al di là che stiamo perdendo giorno per giorno sempre un determinato di pubblico e ne stiamo acquisendo un altro, se arriva ancora qualche turista che non appartiene nell'ambito, diciamo, campano, arriva solo semplicemente perché magari ci sono delle offerte, sempre a ribasso, e automaticamente abbiamo qualche avvocato romano, mio amico, ha detto mi sembra il pellegrinaggio di andare a Lourdes in determinati alberghi, perché non è possibile, in strutture che ospitano 400, 500, 600 persone per volta, dice quello non è un albergo, per cui è un pellegrinaggio. Questa è una riflessione fatta da un avvocato romano che io conosco da tanti anni, per dire. Queste sono le riflessioni che si fanno. Però restiamo sempre nell'ambito di se svalutiamo il prodotto. Poi abbiamo
la fortuna e la sfortuna degli altri, che purtroppo è che quest'anno abbiamo avuto, grazie di questo incremento anche di inglesi, di americani, ma certamente non grazie a quello che noi abbiamo prospettato a queste persone per venire a Ischia. Le abbiamo avuto semplicemente perché altri fattori in altri paesi del mondo non hanno consentito a queste persone di andare altrove, dove Le disgrazie offrono. altrui abbiamo beneficiato noi altri E in termini di questo, presenza. diciamo che negli ultimi, io parlo dal 91 in avanti, le varie guerre, le varie situazioni che nel mondo, parliamo del mondo oggi della globalizzazione che sta distruggendo tutto, cioè si parla solo di multinazionale, di interessi di grandi aziende, ma non si parla di interesse delle piccole attività, le piccole aziende che sul territorio, il Made in Italy, oggi il Made in Italy la maggior parte si sviluppa in altri paesi e poi diciamo che è italiano e quello neanche è una cosa buona perché le grandi griffe non producono più in Italia, cioè il prodotto non cresce se non c'è occupazione in Italia. Quindi c'è anche il problema dell'occupazione legata a tutto Ma l'indotto. è legato a tutto l'indotto, anche perché se noi pensiamo solo semplicemente che se io lavoro in America, faccio l'esempio, e il mio PIL, i miei soldi li mando in Italia, faccio e ne rispendo 1.000 li mando in Italia e 200 dollari li spendo in America, il PIL sale in Italia perché i soldi miei arrivano in Italia. Qua abbiamo oltre tutto in Italia, oltre anche a Ischia, diverse occupazioni che riguardano persone che sono venute diciamo a trovare la loro fortuna e è giusto anche che mandino qualcosa a casa, ma stiamo parlando, se parliamo dell'Italia in generale, i 4 milioni e 500 mila persone, quelle là che sono ufficiali, senza parlare di quelli là che sono clandestini, che sono molti di più, che se ogni mese prendono 200 euro, faccio l'esempio, e li mandano nei loro paesi, sottraggono a quello che è il PIL italiano. Anche se si dice, ma quella la crescita avviene perché poi pagano le tasse, pagano l'INPS, le pensioni e cose via. Sì, però è il cane che si morde la coda. Noi dobbiamo pensare che chi vive sul territorio spende sul territorio, io parlo in termini a livello europeo, ma non certamente oggi che sono diventati 28 paesi di cui non si capisce più, cioè non c'è una linea guida, non c'è niente. Questa globalizzazione che oggi ci ha portato allo sfascio, perché quello è lo sfascio per me, perché prima avevamo delle identità, che noi già a livello isolano abbiamo un'identità, Ischia, Casamicciola, Foria, non vogliamo unirci come comune su 50.000 abitanti. Non riusciamo ad avere un'idea per poter prospettare qualcosa in futuro. Figurati mettersi insieme tutti quanti noi per avere c'è una direttiva, non c'è, e questo ci porta comunque allo sbando totale, io penso. Senti, tornando al discorso della qualità del turista, dicevamo luglio e agosto, ma settembre come si sta prospettando? Allora, guarda, io ti posso dare i dati perché io, ringraziando Dio, cioè, ho una clientela affezionata, ho seminato negli anni e per cui ti posso portare l'esempio di ieri, che era domenica, ho visto decine di queste persone che sono tutte persone affezionate all'isola, che vengono da anni, che vanno in delle strutture diciamo un po' più qualificate, vogliono determinati servizi, pagano determinati servizi e quando escono non è detto che devono buttare i soldi, cioè nel senso che devono arrivare qua, ci devono portare i soldi, però vengono perché sono affezionati, gli piace determinati servizi, cioè tutto quello che loro vogliono e deve essere ricambiato anche dai servizi che molto probabilmente in determinate strutture non danno, perché se c'è il caos tu non lo puoi dare, poi hai determinati prezzi. Per cui queste persone, ringraziando, si stanno rivedendo proprio in questi giorni, ma all'inizio diciamo già della primavera, che era stata un flop piano, lento, quasi niente, poi c'è stata una piccola rivista a fine giugno, diciamo quasi a fine luglio, poi il mese di agosto per quanto riguarda le nostre attività che non appartengono alla somministrazione e quant'altro, hanno sofferto tantissimo rispetto già agli altri anni, anche avendo Invece già. se io sapevo che agosto era un po' il mese di punta sul quale si puntava, no? Allora, il Per mese le d'agosto è un presenze, per gli mese di incassi. punta per determinate attività e noi di riflesso comunque siamo anche noi Legati legati, comunque al però, bar, al ristorante che però il lavora. problema, a me fa piacere che siano arrivati i soldi, perché comunque poi questi soldi,
in molti casi vengono anche dispensati, perché si spendono, chi deve comprare la camicia, chi deve comprare i pantaloni, c'è chi va a lavorare, c'è tutto un sistema che a me fa piacere che attività del genere vadano, certo, vadano bene, per cui comunque qualcosa ci rimane sul territorio. Ma il problema maggiore è oggi che noi abbiamo questa fascia di pubblico che si riversa tutto nel mese di agosto, che arriva da una città molto vicina, che questa città molto vicina, ancora prima dei saldi, dei controsaldi, vendi, regali, arrivano che hanno già mangiato. Quando arrivano a Ischia, giustamente, non è che vengono a comprarsi determinati prodotti quando loro li hanno comprati, magari a casa loro. Invece, quando abbiamo un pubblico che è un po' più qualificato, che arriva magari da altre città, un po' più lontane e così via, magari si diverte e trova l'occasione e fa anche l'affare da un punto di vista. In questo caso dobbiamo dire che determinate attività che possono riguardare, che non appartengono al mondo, diciamo, del manciare, come si suol dire, della spiaggia, queste cose qua purtroppo sono in sofferenza. Senti, allora diciamo che sull'isola 3 sono i punti cardini di sofferenza, diciamo così, la viabilità, e ne abbiamo già parlato, poi c'è la sanità e i trasporti. Da dove vogliamo incominciare? Per me sono tutti tasselli che devono comunque funzionare per avere determinati servizi, per poter alzare, diciamo, gli standard, perché qua dobbiamo, se torniamo sul discorso che Ischia ospita quasi 300.000 persone. Ma queste 300.000 persone dove stanno? Cioè, se un'isola è basata su 37 km quadrati, avendo una viabilità, diciamo, quasi unica, perché la strada, l'anello è quello, oltretutto dobbiamo capire, cioè, che cosa vogliamo, perché noi non possiamo avere questa diciamo forzatura, perché per noi è una forzatura, perché si vive male, si circola male, se vai in ospedale i servizi sono quelli che sono scadenti, se vai prendi un traghetto anche questa è la stessa cosa. Il problema è definire realmente che cosa si vuole fare, perché sui trasporti ne stiamo discutendo da anni, sia per quanto riguarda i nostri diritti da isolani e per quanto riguarda i turisti che arrivano dovrebbero avere determinati servizi, visto che i costi non sono pochi perché si paga tantissimo. In altre realtà dove il mare per raggiungere queste realtà si paga di meno, non si riesce a capire. Cioè, non c'è realmente qualcosa che gestisca in un certo senso, che disciplina queste situazioni, perché se una famiglia vuole venire a Ischia, faccio l'esempio, per venire la mattina e andarsene la sera, ci rinuncia, perché se prendi il traghetto sono 4 persone, faccio l'esempio, andare e tornare a 11 euro a testa sono soldi, per cui voglio dire ci sono. Poi per quanto riguarda i trasporti su gomma non ne parliamo, perché abbiamo visto proprio lo scandalo degli scandali di quello che è arrivato dalla regione come mezzi paventati, arrivavano da Potenza, arrivavano, che poi alla fine erano già lì, poi perdono le ruote per strada, a parte tutti i disagi, ma già arrivando da posti dove questi mezzi hanno fatto percorrenze di centinaia di migliaia di chilometri, arrivare su un'isola che forse è peggio che se un mezzo di quelli fa 100 chilometri alla volta, piuttosto che fare 5, 4, 7, 8, 20 chilometri per volta, perché l'usura è maggiore rispetto a quella che stai camminando in autostrada, se cammini di fermi e così. Per cui questi mezzi già erano obsoleti prima, non abbiamo visto niente. Praticamente li abbiamo mandati a morire qui a Ischia. Sono arrivati qui proprio per non dire che non hanno fatto niente la regione. Le promesse che c'erano e le promesse fatte purtroppo non sono state mantenute. Ma tutto questo riguarda, diciamo, il discorso del territorio. Se noi non abbiamo niente da offrire, noi abbiamo tante cose da offrire. Purtroppo noi ci soffermiamo solo semplicemente su alcuni fattori. Cioè, quello di bello che abbiamo non lo diciamo, perché abbiamo delle cose bellissime che dovrebbero essere, diciamo, programmate, promozionate. E diciamo solo semplicemente, come adesso sto facendo anche io, e mi rifaccio anche a me stesso, che diciamo tutte le strutture, torture che abbiamo. Noi queste strutture, visto che le diciamo anno per anno, vorremmo che almeno si cominciasse a pensare che per l'anno prossimo cerchiamo di evitarlo. Qualcuno dice dovremmo lamentarci meno e lavare i panni in famiglia, perché ma dice vedi, non questa, fa bene, allora, mettere in piazza troppe volte a me le cose. Questa andava bene negli anni addietro, dove le cose circolavano in maniera diversa, c'erano determinati servizi, la gente che veniva a Ischia trovava un servizio di servizi di autobus eccellenti,
e noi ci lamentavamo, allora in quel caso là è come dici tu, ma purtroppo oggi la cosa è molto più grande, cioè non la puoi nascondere sotto il tappeto come si faceva una volta, oggi sta agli occhi di tutti, perché quando arrivano la gente e si viene a lamentare di questo, di quello e di quell'altro, si lamentano anche dei commercianti, e qua non è che dobbiamo essere noi bravi e loro cattivi. Cioè noi dobbiamo essere un tutt'uno, ognuno deve dare il suo, cioè noi dobbiamo avere la nostra professionalità, gli alberghi devono fare la stessa cosa, i tassisti, i trasportatori, i traghetti, cioè ognuno deve essere professionale nel proprio lavoro. Insomma, che cosa ci manca a quest'isola? Perché non riusciamo ad essere pari alle altre località turistiche italiane? Voglio dire, guardiamo sempre con tanto rispetto ed invidia probabilmente l'Adriatico, ma com'è che non riusciamo ancora a ritornare ai vecchi fasti degli anni d'oro della nostra Ma isola? io vedo come sempre in tutte le cose, le storture sono dovute a noi stessi, cioè noi se qualcuno di noi prospetta un qualcosa di positivo, gli altri non si aggregano, ma bensì sfasciano. Cioè, questo io l'ho detto già qualche volta, a me fa piacere, se ha un'idea, un'iniziativa valida, io mi fa piacere, riuscita. Porta Ischia, diciamo, a livello di immagine queste cose qua, noi invece siamo ancora a pensare se a Forì fanno la festa e a Ischia non la fanno. Allora, nello stesso giorno, se a Forì si fa la festa, a Ischia si deve fare la festa, perché Più grande più semmai, perché la grande, più competizione bravi, deve deve essere, è riemergere. una competizione all'interno nostro. No, noi la competizione non la dobbiamo fare all'interno, la dobbiamo fare E qui all'esterno. andiamo verso il fatto della programmazione turistica che andrebbe Bravo. fatta come programmazione unitaria a livello Vedi, isolano per evitare gli Cioè, in accavallamenti. questi giorni si parla della festa del porto, no? Che a breve dovrebbe. Non si sa ancora. Cioè, è possibile mai? E Il 17 dovrebbe essere. oggi ne abbiamo 12, per cui stiamo parlando. Fra 5 giorni non abbiamo ancora un'idea se si fa o non si fa. Cioè, queste cose qua non si possono fare il giorno prima e il giorno dopo. Almeno io dico, non la si può fare in un determinato modo perché non ci sono i fondi, però anche in maniera più consona economica si può anche fare. C'è solo un fatto di volontà di cantierizzare e dire noi in un anno a Ischia si fanno determinate cose. E Certo. sappiamo che degli eventi sono sicuri, anche all'ultimo giorno si Come fanno, la festa di come la Sant'Anna, festa di Sant'Anna, Sant'Alessandro. Sant'Alessandro, io non parlo di Ischia, di quello che conosco la realtà. E fare questa programmazione è facile, la devi comunque vendere, ma insieme a questo devi Da un vendere. anno prima all'anno dopo, però, Bravo. cioè già da adesso incominciare a programmare Adesso già la a vendita ottobre, sul a fine piatto. ottobre, noi dovremmo avere già una pianificazione di quelli che sono gli eventi da andare a proporre agli altri. Cioè io vengo da te a casa e dico guarda, se vieni a casa mia io ti faccio trovare questo, ti faccio trovare questo e ti faccio trovare. Amedeo dice vabbè, a me mi conviene andare in questo periodo a casa di Lello perché Lello in quel periodo fa il coniglio, a me piace andare. Cioè, queste sono le cose, anche per quello che riguarda quello che noi dovremmo vendere. Oggi si sta ritornando a quello che vedo e che sento, si sta ritornando a quello che erano i tempi andati, dove l'orticello si coltivava, ecco, l'agroturismo, queste cose qua. Noi abbiamo Certo, il terreno. delle eccellenze a Ischia, che ecco, il fattore del coniglio, lo dico anche se io, tu sai benissimo, non sono ischitano, però è un'eccellenza ischitana che va programmata in un discorso, diciamo, di insieme. Ma non dobbiamo Certo. parlare più, Casamicciola fa una programmazione, Forio ne fa un'altra, Barano ne fa un'altra, Ischia ne fa un'altra. Quello ha preso i soldi a Barano, quell'altro a Casamicciola ne ha presi, lì a Forio, voglio dire, tutta questa dispersione di soldi che oltretutto arrivano, che poi vengono gestiti male, perché un evento del genere si può fare in ambito generale che dà risalto a tutta l'isola, che poi si faccia a Forio. O si faccia Ischia, per me è indifferente. Certo. L'importante è che venga programmato e divulgato un anno prima. Bene, io ringrazio l'amico Lello Sgambati di Confesercenti per essere stato con Grazie noi in questa a nostra voi. rubrica prima pagina. Vi ringrazio, vi lascio i nostri programmi. Noi ci vediamo domani alla stessa ora per continuare a parlare delle, speriamo non soltanto delle problematiche, ma anche di cose positive. Poi, Grazie Lello, arrivederci. grazie, arrivederci.